fuori studio. Ancora una volta le scelte economiche dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea, sono scelte che vanno nel senso di avere la piena disponibilità del futuro dei paesi che la compongono. Bene, io credo che noi, mai come oggi, dobbiamo rilanciare la parola d'ordine della rottura della gabbia europea, perché se rompiamo la gabbia dell'Unione Europea, se torniamo ad avere un paese in cui cacciamo via chi dobbiamo cacciare e ci riappropriamo del nostro futuro economico e del nostro futuro politico, allora potremo davvero ripensare un sistema che è un sistema che ha fallito, e l'emergenza Covid lo dice con grande nettezza. Questo sistema che ha pensato di fare rubamazzo del welfare, dei diritti dei lavoratori, della sanità pubblica, della scuola e della formazione pubblica, della previdenza, che ha pensato di arricchirsi attraverso il furto di diritti, beh, ha dimostrato con l'emergenza Covid di aver fallito il suo compito. È un sistema che non è in grado di garantire il futuro dell'umanità, e non ci possono venire a raccontare che dobbiamo continuare a stare in questa condizione. Folle, sì, è paradossalmente folle che si, ancora dopo 30 anni si ripetano le stesse, si ripropongono sempre le stesse politiche economiche. Sembra folle, è vero, ma la verità è che non siamo tutti nella stessa barca. E mentre i lavoratori, le classi popolari hanno pagato salatissimo il prezzo di queste politiche economiche, con il impoverimento e con il furto di tutele e dei diritti, e con la devastazione dell'ambiente in cui tutti viviamo, d'altra parte padroni e multinazionali, speculatori si sono arricchiti a dismisura. Bellissima ghigliottina, perché questo è quello che noi vorremmo fare a questi stati generali. Stati generali che si fanno chiamare generali, ma che in realtà sono caporali? Di che cazzo sono questi stati generali? Perché la gente normale, io non ce la vedo, io là dentro so che ci sta Confindustria, so che ci sta Concommercio, so che ci sta Colau, so che ci stanno quelli che stanno al governo. So che ci stanno i sindacati concertativi, quelli che spingono contro gli scioperi all'Ilva e che hanno tradito completamente le persone che pensavano di rappresentare. Io so che adesso nessuno di noi ci sta lì dentro, e io credo anche che le persone che stanno lì dentro non sanno nemmeno come siamo fatti. E che poi questo piano Colao, al punto numero uno, ha l'indennità penale per i padroni che hanno mantenuto la produzione, di non fargli pagare nulla di questa crisi, non solo per quello che riguarda 10.000 infermieri e medici che hanno contratto il Covid-19 mentre lavoravano sul loro posto di lavoro per risolvere la crisi sanitaria e venivano chiamati eroi. Siamo qui per condividere con voi tutti quello che è il dramma di Taranto. Non credo di esagerare, di dire eresie se dico che ci troviamo di fronte al più grande bluff economico ai danni dello Stato italiano da parte di una multinazionale. Bluff ampiamente smascherato da quelli che poi sono stati fatti. E infatti Mittal non ha ottemperato e quindi disatteso tutti gli impegni presi in sede ministeriale davanti a quelli che erano i vertici della politica italiana, politici che avrebbero dovuto tutelarci e non l'hanno fatto e continuano a non farlo.
in questo periodo un po' tutti noi siamo stati colpiti da quello che si è parlato tanto, no? Del Covid e quant'altro. Noi a Taranto il Covid ce l'abbiamo da 60 anni e si chiama tumore. Sono morte migliaia di persone e continuano a morire davanti alle differenze di tutti. E non è vero che tagliando la sanità, che tagliando lo Stato sociale, che massacrando la scuola pubblica si va indietro, si va avanti, perché bisogna avere tanti, come dire, disgraziati pronti a tutto. Si va avanti, perché anche quelli che erano andati al governo promettendo di abrogare tutto, la buona scuola di Renzi, abroghiamo il Jobs Act, abrogheremo questo, apriremo il, come dire, il Parlamento come una sardina, e il loro cervello che quando si è aperto ha tirato fuori la melma della logica, della stessa logica neoliberista negli ultimi 30 anni. Il massacro. Noi siamo un'associazione che cerca di unire tanti militanti da tutti i partiti. Vogliono giocare alle correnti? Bene, noi facciamo la corrente più grande, quella trasversale fatta di giovani lavoratori. Come ci organizziamo? Siamo la rete dei democratici e socialisti. CGIL, CISL, UIL. REZ, perché era poi anche il nome del film su John Reed, ma questo è un'altra storia. E siamo qua per dire che quello che uscirà da questi stati generali sarà l'ennesima politica che va a colpire i lavoratori, come fece Maria Antonietta, che mangino brioche. Questa situazione che ha dimostrato dentro una pandemia che il capitalismo, che questo è il soggetto di cui parliamo, è inadempiente, non mantiene le promesse, è impossibile che possa essere il corrispettivo di tutte le generazioni di questa società. E allora c'è bisogno di non solo immaginare, perché questo già c'è un immaginario che ci appartiene ed è uguale sicuramente per molti di noi, ma c'è bisogno di mettere insieme le forze, di non dividerci come sempre, di capire che quest'autunno può essere un autunno di svolta. Avendo a disposizione centinaia di miliardi, la guerra avverrà nei prossimi mesi esattamente su questa cosa. Dunque quello che ci stanno rappresentando è un elemento di crisi generale, perché la vicenda della pandemia è il prodotto di 30 anni di liberismo, è un elemento di crisi tra di egemonia tra di loro, e su questo noi ci dobbiamo ragionare, perché ci dovremo rapportare a questa crisi che si manifesterà. Il primo effetto di questa crisi lo vediamo ancora parzialmente, è la crisi sociale. Perché è chiaro che gli investimenti di cui parlano loro vanno a vantaggio delle imprese, vanno a vantaggio della finanza, perché molti di questi capitali verranno usati sul piano finanziario e non sul piano produttivo. Sappiamo bene come funzionano i padroni italiani, abbiamo visto la Fiat che ha portato all'estero la sede legale, che ha portato all'estero le fabbriche, adesso chiedono i finanziamenti pubblici. Questa è la verità della classe patronale italiana. E certo, una mobilitazione di milioni non può essere decisa per volontà nostra attraverso un impegno di calendario. I grandi movimenti di massa nascono all'improvviso, come è nato all'improvviso il grande movimento di massa negli Stati Uniti d'America, cui credo questa piazza debba dare un gesto di sostegno e di solidarietà. Milioni di giovani, bianchi e neri, di tutte le città americane, che nel cuore del capitalismo internazionale hanno sollevato non solo il tema dell'antirazzismo, ma il tema dello sfruttamento della società, il tema di un'alternativa al capitalismo. E il capitalismo, quando perde il suo profitto, ha soltanto una mossa per recuperare quello che ha perso: la guerra. Negli anni passati è stata la guerra mondiale, quella militare. Oggi la guerra è quella contro i lavoratori. A pochi metri da qua la borghesia nazionale con le istituzioni stanno rinsaldando il loro accordo, proprio perché
devono recuperare tutto il profitto che è stato perso, perché in questo sistema il profitto vale più di ogni altra cosa e le vittime in Lombardia lo stanno lì a dimostrare. Non sono morti per Covid, sono morti per sfruttamento, sono morti per un virus che si chiama capitalismo, si chiama. Quello è il vero virus da cui dobbiamo liberarci, e la pandemia lo ha dimostrato ancora una volta, che questo sistema non ha storture, queste non sono storture, funziona esattamente così. Nulla sarà come prima, ve lo ricordate? Durante i giorni del lockdown, sui giornali, in televisione, di fronte a una crisi di sistema, del sistema liberista che produce drammi fuori controllo, ci hanno detto nulla sarà come prima e tanti ci hanno creduto, e invece tutto continua come prima, peggio di prima. Ancora una volta, liberismo, impresa, competitività, precarietà, flessibilità, sempre questo, da 30 anni. Ma qualcosa è cambiato sul serio, non hanno più credibilità. Sempre ha dei dubbi di salvaguardare l'ambiente, di salvaguardare il reddito, la nostra vita. Noi vogliamo salvaguardare tutto, la nostra dignità, siamo lavoratori, siamo giovani precari, siamo studenti e siamo rotti coglioni di questi qua che decidono al tavolino e non ci ascoltano. È importante rilanciare una lotta già a partire da ora, una lotta importante, come diceva prima il compagno dei comunisti, anche per quelle proposte che saranno di piazza, di un percorso importante, non di singoli momenti. Dobbiamo farlo con conflittualità, perché per 30 anni ci hanno fatto vedere che la loro idea del mondo è completamente differente dalla nostra. Non possiamo pensare di andare là in ginocchio a chiederglielo, come gli stati generali in Francia. Noi andiamo ad andare incazzati neri portando la ghigliottina, perché di loro non abbiamo paura, siano loro ad avere paura di noi. Prendo a calci in culo il mondo mentre brucia la città fuori.